E a te, a tutti i ciurma, benvenuti da Giocherina in questa nuovissima reaction. Durante la live di ieri sera, molti di voi mi hanno detto: Giocherina, guarda che è uscito un teaser trailer di Life is Strange 2, ci puoi fare la reaction? Ovviamente sì, ragazzi, quando si tratta di Life is Strange siamo sempre in prima linea. Mi avete detto anche che il trailer ufficiale intero, a quanto pare, uscirà il 20 agosto. Mi dispiace purtroppo dirvi, ragazzi, che non ci potrò fare la reaction, perlomeno non immediatamente, perché noi, seconda metà di agosto, ragazzi, saremo in vacanza in Italia, quindi a casa mia. Quindi a meno che magari lo guardo per conto mio e poi vi carico una reaction post visione al trailer. Non so se è registrata semplicemente col telefono, vedrò insomma come potermi arrangiare. In ogni caso, questo teaser trailer dura, ragazzi, poco meno di un minuto e io sto fremendo tantissimo per vedere di cosa si tratta. Per cui non perdiamo più tempo e andiamo a vederlo. Ok, quanto pare è una di quelle telecamere, ragazzi, che si mettono tipo sulla macchina, sapete, tipo per l'assicurazione, una roba del genere. Officer Matthews, I've got a 1010 in progress. 1452 Lewis Avenue. I'm gonna need backup. Ah, ok, un poliziotto allora. Ok, è la macchina della polizia, va bene. Sono totalmente senza parole. Allora, a questo punto ovviamente non vedo l'ora di guardare il trailer intero il 20 agosto, perché questo ovviamente ci fa capire che anche in Life is Strange 2 ci saranno, ragazzi, poteri ovviamente di mezzo. Bisognerebbe vedere cosa intende il poliziotto per è in corso un 10-10, cioè un 10-10. Voi sapete benissimo che di solito magari gli eventi che accadono li chiamano per numero, nel senso per non dover stare a dire o sta succedendo questo, questo, questo e questo, no? Ti dico il numero, quindi già sai che cosa sta succedendo praticamente. Quindi bisognerebbe vedere nel linguaggio dei poliziotti un 10-10 che cosa sarebbe a dire, perché ovviamente non ci hanno fatto vedere cosa stesse succedendo e perché il poliziotto si è fermato con l'auto per andare ad intervenire, cosa che poi non è avvenuta perché a quanto pare qualcosa l'ha scaraventato via e ha fatto addirittura, ragazzi, ribaltare la macchina. Quindi penso che questo voglia farci capire quanto possano essere potenti questi poteri. Io credo, magari cioè, ci hanno buttato lì. Oh, guardate che questa volta nemmeno se scherza in Life is Strange 2. Max era capace di riavvolgere il tempo. Gli abbiamo saputo dare un potere fighissimo con le sue conseguenze. Ovviamente, anche in questo caso, forse ci stanno dicendo: guardate che nemmeno in Life is Strange 2 si scherza perché sarà qualcosa. Ah, secondo me sarà qualcosa di fantastico, ragazzi. Ovviamente fatemi sapere voi che conclusioni avete tratto dopo aver visto questo trailer. Sono curiosa di sapere anche i vostri pareri, quindi lasciatemeli qui in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un pdosh a tutti, ragazzi. Ciao.